L'ufficialità si è fatta attendere, ma da oggi anche il centrosinistra ha il proprio candidato sindaco di Sondrio. È Simone Del Curto, il medico pacifista che ha scelto non a caso la sede di Ada Coworking alla Piastra per il primo incontro con la stampa. Coworking come messaggio chiaro di una volontà di lavorare insieme e Piastra perché, nonostante gli interventi di riqualificazione, rimane il quartiere per molti aspetti ancora difficile di una città che in generale avrebbe bisogno di tornare felice. Dunque, via una campagna elettorale con il sorriso. Una campagna che non sia contro, ma una campagna a favore, una campagna all'ascolto dei bisogni dei cittadini. Una cosa che ho imparato come medico, professione che mi ha permesso di vedere persone di tutti i tipi, anche girare molti paesi del mondo, mi ha permesso di capire che l'ascolto è la cosa importante. Del Curto insiste su un termine, felicità, che normalmente non si trova nei discorsi o nei programmi dei politici. Ma è una cosa che mi è sempre piaciuta, il far riferimento a quello che disse già due o tre secoli fa il re del Bhutan, che diceva non si può parlare quello che adesso in termini moderni viene definito prodotto interno lordo, ma bisogna parlare di fil, cioè di felicità interna lorda. Un popolo felice è un popolo che sta bene. Lavorare per la gioia della nostra città, secondo me, è un buon tipo di obiettivo. Sul capoluogo sono capitati tanti soldi, abbiamo fatto molte costruzioni, bisogna badare anche all'altra parte, alla parte proprio spirituale delle persone. Di certo gli anni della pandemia hanno inferto un duro colpo al tessuto soprattutto commerciale del capoluogo. Da questo punto di vista, di motivi per stare allegri non ce ne sono davvero molti. C'è tutto il problema dei negozi, dei bar, dei centri storici, del centro storico di Sondrio, che sono in grossa sofferenza, e questo è un bisogno che cercheremo di ascoltare. Del Curto può contare sull'appoggio di 5 liste, PD, Sinistra per Sondrio, Sondrio 2020 e Sondrio Democratica, più la lista civica che sostiene il candidato sindaco. Una lista che avrà persone un po' di svariati tipi, non solo esperte da un punto di vista tecnico o professionale, ma anche esperte da un punto di vista di quello che possono apportare come bellezza, cioè gente che scrive, gente che fa danza, gente che si occupa degli altri in tanti modi. La bellezza come antidoto alla rassegnazione, Del Curto cita anche Peppino Impastato, e guarda questi giorni di campagna elettorale e all'astensionismo che ha caratterizzato le ultime elezioni politiche prima e regionali poi. Il discorso del mettersi in ascolto, del girare per la città, parlare, a chiedere le cose, i problemi, illustrare il programma, penso ci permetterà anche di incontrare quel 60% di elettori che non hanno votato. Un pensiero anche per gli altri due avversari per questa corsa verso la Stua di Palazzo Pretorio. Col sindaco siamo in rapporto di amicizia, appena lui ha avuto la notizia mi ha chiamato, ci siamo sentiti, ci siamo parlati, ci siamo fatti in bocca al lupo insieme. Sicuramente non sarà una campagna elettorale a urli tra me e lui. E poi Zambon, il ragazzo più giovane, è una persona con cui vado d'accordo, ecco, è un'ottima persona, quindi in bocca al lupo a tutti per questa campagna elettorale.